Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo episodio di Seven Mysteries. Allora, nell'ultimo episodio abbiamo ottenuto un bad end e ho scoperto come ottenere il good end. Praticamente sembra sia tutto uguale, solamente che abbiamo, quando ci ha chiesto se usare il medikit, insomma, dentro l'infermeria, dovevamo dire di no. E andare avanti, abbiamo trovato dei fogli e ci siamo curati l'occhio dentro la biblioteca, praticamente. E siamo finiti qui. E da qua, da come dicono, questi qua sembra che ci sia stato un altro ragazzo al posto nostro che è stato portato in infermeria, cioè che è stato trovato svenuto e è stato portato in infermeria. Quindi vediamo. Sento dei colpi. Sì. È ora di andare in classe. Poi, ah, è vero, c'è anche mia sorella, come lo scorso episodio. Poi possiamo incontrarci dopo scuola? Penso che io conosca un modo per rompere la maledizione. Quindi qui non sanno che la maledizione è tutta immaginaria, tra virgolette. Quindi come puoi rompere la maledizione? Prima dobbiamo andare in un posto con molti specchi. Esatto. Tipo quella stanza dell'altro episodio, in cui era lo Portami lì statunitense. e ti dirò il resto. Ok, seguimi. Non mi fa seguirlo. Non mi lascia. Ah, e questo praticamente, vedete quel dipinto con una donna e un cavallo? È il dipinto che. Un pezzo di carta. Ho tenuto un pezzo di carta. Ok. È un dipinto che abbiamo visto anche in una stanza prima. Però c'era solamente quello, non c'era nulla di speciale. Ah, è questo il posto. Guardiamo, cerchiamo la stanza segreta. Suppongo sia quella dove abbiamo trovato. Dove ci hanno buttato, anzi, nell'ultimo episodio. Ah, C'è appunto. uno specchio che è diverso dagli altri, uno specchio in Il particolare. primo. Ma quale? Sembrano tutti uguali. Questo, beh. Questo sembra. C'è un'entrata dietro lo specchio. Ed è buia. Wow. Questo è come manteniamo i segreti. Nuovo arrivato. Ha fatto. Corri, corri. Ah, lo stai comandando tu No. quelli. Sto andando da solo. Ah, allora Spero pensavo più che altro fosse. di aver ottenuto veramente. Ok, capitolo 7. Il modo per uscire, sì, perché prima il capitolo 7 non l'abbiamo ottenuto. Perfetto. E credo che il 7 sia l'ultimo, perché 7 misteri, 7 capitoli. Cosa è appena successo? È questo quello che c'è dietro lo specchio? Posso salvare? Questa è la domanda. Ma soprattutto la torcia che avevi Ah, prima? guarda lì. Ecco, una candela. Questo è il caso per. Sì, perfetto. Salviamo. Allora, raga, avevo salvato questi due nuovi file per fare appunto il good end, perché non ero sicura, quindi avevo salvato qui. Quindi adesso salvo nel 18. Ricordatemelo. Qui non posso fare Te nulla. lo ricordo io tranquillo. Oggetti, pezzi di carta. Sì. Ok. Ah, no, niente, raga. Ignoratemi. Ci ha sperato per un attimo che avesse un senso. Ah, e questo è appunto il pezzo di carta fra la donna e l'orso. Va bene. E come faccio io a vedere? Non vedo una ceppa. Appunto dicevo, dov'è la torcia che avevi prima e che usai nella biblioteca? Ma non è che questo passaggio mi sembra che ci sia una porta qui. Io vedo una porta qui. Io sto facendo a caso. Ok, abbiamo trovato questo mucchio di cadaveri. Questa è un'illusione. Sì, solo un'illusione. Devo uscire di qui velocemente. Sì, ma mi serve la luce. Ma che cazzo si fa? E si è bloccato. Sento cose che Non sbattono. riesco a aprirlo. Calmati, devo stare calmo. Stare calmo. Mi ha preso in giro. Cosa dovrei fare? Tornerà e mi ucciderà.
Forse l'ha fatto un migliaio di volte. Ha spinto gli studenti curiosi qui e li ha uccisi tutti. Oh, mi ricordo. Prima di essere svenuto ho preso un pezzo di carta. Potrebbe essere un momento perfetto. Ho detto al mio migliore amico di lei. Lui ha deciso di ucciderla, ma solamente per mettere una fine a tutto, per salvare tutti in questa scuola. E la maledizione finirà. Quindi ora è morta. Ma l'illusione non si è fermata. Le persone hanno continuato a morire. Il preside sa del mio amico e di me. Sa cosa sta succedendo. Ci ha detto di tenere chiuse le bocche. Ha detto di non dire nulla a nessuno e neanche delle morti di. E penso di sapere il perché. Non vuole che quelli all'esterno sappiano della maledizione, perché se lo sapessero nessuno verrebbe a questa scuola. E ovviamente questa scuola sarebbe chiusa. Che bastardo. Non abbiamo alcuna alternativa, solamente ascoltarlo. Lui sa che abbiamo ucciso la ragazza. Raga, ho tenuto acceso il telefono. Ok. Andrà tutto male se presenta delle prove alla polizia. Quindi la nostra missione è mantenere il segreto. Molti studenti vogliono trasferirsi, ma lui e io non lasceremo mai che questo succederà, perché sapevano la maledizione di questa scuola e i suoi segreti. Poi ho buttato i cadaveri dentro una stanza segreta. La cosa migliore della scuola è che c'è un posto di cui nessuno sa. A parte noi. Mi dispiace, ah no, mi sono stancato di mantenere segreti e uccidere gli studenti curiosi. Forse dovrei andare in un'altra scuola e provare a concentrarmi sullo studio, anche se so che sarà molto difficile. Il preside gli ha fatto ripetere un anno e un nuovo studente. Ah, in modo che un studente continui la sua missione. Sembra che si diverta. Quindi è questo. Che scuola spaventosa. Chiunque sa del segreto deve sparire e sembra che il prossimo sarò io. Sento dei passi. Sta arrivando. Devo pensare a qualcosa velocemente. Regà. Ok, so cosa devo fare. No. No. Regà, so cosa devo fare perché praticamente quando sono andato a vedermi come devo fare il finale, ho visto anche questo, ovviamente, perché non ci sarei mai arrivato. Eravamo salvato qua. Sì. Ok, Vedi fatto. quindi non ci sarei mai arrivato da sola. Sembra che ci sia un coltello lì. Ma l'armadio è chiuso e c'è una password. Dai. No, tu non ci conosci. Chiediti negli armadi più insieme. Prendi la password? Lo so, quindi hai. Dov'è la cappa? Aiuto, Paola! Qui! No? Ok, hai no, quindi lo so. Presa. Ah, vado solo, sì. E L'uscita è malissimo. uccide il tipo che arriva. Non ho visto tutto il finale, ho visto fino a qua perché avevo paura degli spoiler e non sapevo cosa fare. È morto. Finalmente è tutto finito. Hai sentito le notizie? La polizia ha trovato gli studenti che Scomparsi. scomparsi, ma sono solamente dei corpi. Hanno trovato anche un Come? coltello sporco di sangue. L'omicida, l'assassino è Tuan, uno studente della classe 10A. Dopodiché è stato trasferito in un istituto di igiene mentale. Che orribile, che cosa orribile. Penso che dopo quello che è successo, questa scuola sarà chiusa presto. E la verità la sa solamente lui. Wow, bello. Poverino, sta arrivando.
finito malissimo. Non so se questo è il good end oppure il come si chiama? Molto il true difficile. End, perché è diverso tra il good end, cioè il finale giusto, e il true end, che è il finale vero, appunto. Quindi vediamo se me lo dice alla fine. Credo che sia il true end, però, perché non mi ha detto che è un good end e prima me l'aveva detto. Vediamo se mi dice qualcosa. Sì, mi sa che alla fine basta. Quindi è quello giusto. Dai, finalmente sono riuscito a ottenere un finale giusto, più o meno. Aspettate. E si ritrova lo specchio dietro di lui. Ok, allora io spero che questo video vi sia piaciuto, questa serie vi sia piaciuta. A me è piaciuta tanto, perché comunque era molto inquietante, però adesso non so più che giocare. Vabbè, ci vediamo nel prossimo. Li consiglio io. No, no, non li voglio consigliare da parte sua. Tanto tu hai, allora, noi hai computer scrauso, puoi giocare praticamente a tutto quello che io ho cercato di sì, tra, sul mio computer. Tra parentesi, a lei le si è rotto il computer, quindi rido. Vabbè, raga, a parte gli scherzi, io spero che questa serie vi sia piaciuta. Fatemi sapere se ci sono altri finali che volete che faccia. E noi ci vediamo nel prossimo video. Ciao a tutti. Ciao.